mi sono scordato di mettere la cinta, porca madosca. Favorisca patente libretto, caro. Ecco. Guardi, le devo fare la contravvenzione perché senza cinta non si può andare in giro. Purtroppo sì, guarda, però mi ha chiamato un amico mio che è rimasto a piedi. Allora mi sono sbrigato. Non mi interessa. Di solito la metto sempre subito. La legge non ammette ignoranza. Mi dispiace, se per questa volta può chiudere un occhio. Vabbè, dai. Oggi mi hai beccato in un momento molto buono. Allora, guarda, a me piacciono gli indovinelli. E io te ne faccio uno. Se tu indovini, chiudo un occhio e ti faccio passare, va bene? Va benissimo, va bene. Guarda, allora, c'è una strada buia, molto buia, e si vedono due fari. Secondo lei che cos'è? Una macchina. Ma che macchina? Poteva essere una Fiat, una Ferrari, poteva essere qualsiasi cosa, una Mercedes. Troppo generico, mi dispiace, devo fare molto. Ho capito, però, come da due fari è impossibile capire che macchina è. Dai, non c'è la domanda di riserva. Vabbè, dai. Va bene, l'ultima però, perché sennò poi basta. Allora, sempre in una strada molto buia, molto buia come prima, c'è un faro in questo caso. Secondo lei cosa potrebbe essere? Un motorino. E un'altra volta, sempre troppo generico, mio caro. Poteva essere un'Harley, però... poteva essere... Ma come... Poteva essere una Piaggio, poteva essere una Ducati, una Yamaha. Come non si può capire da un faro? Puoi capire che cos'è, però... Modello? Devo fare la multa, basta. No, dai, ti prego. Almeno per questa volta. Ecco, lei la contravvenzione, mi dispiace. Prego. Senta, signor carabiniere, visto che le piacciono molto gli indovinelli, posso fargliene uno io? Vada, faccia. Allora, in una strada buia ci sono due fuocherelli ai margini della strada. Cosa sono? Ma è semplicissima questa. Io faccio la pattuglia quasi tutte le sere in certe vie qua di Roma. Purtroppo ci sono delle passeggiatrici di notte, dei m***e. È facile, no? No, così lei è troppo generico. Potrebbe essere sua madre, sua figlia, sua sorella. Io faccio le pattuglie tutte le sere e so... Insomma, purtroppo ci sono delle passeggiatrici di gnoti. Posso proporgli un indovinello io, visto che ho visto che gli piacciono molto. Porco due. Aspetta, fammi pensare che cazzo di. Vai, diete fallo venire, diete fallo venire.